potremo vedere come realizzare la mia borsa tamburello o round bag che chiameremo Sun. Vedete, io ho già realizzato il davanti, il dietro e ovviamente la striscia del corpo della borsa. Ecco qua dove ho anche cucito una cerniera, quindi niente di più semplice. Ora vi farò vedere tutto come si realizza, quindi direi che possiamo passare al tutorial. Per questo progetto vi serviranno due gomitoli di macramè cord color crema, un gomitolo di macramè cord color cammello, un ago da lana, delle forbici, una catena, della rete o direttamente del feltro. Io ho usato sia rete che feltro, ma lo vedremo nel corso del tutorial. Potrete decidere se usare solo il feltro o soltanto la rete, e della stoffa per foderare. Ovviamente anche una, vediamo se si vede, eccola qua, una cerniera. E per finire, ovviamente, per rendere la nostra borsa ancora più bella, un'etichetta, eccola qui, che ho preso dalla mia amica Fungo Label. Mentre tutti i materiali, cordino, il cordino macramè cord l'ho preso da Italia Artisan, e naturalmente io poi ho usato anche un accendino tra i miei accessori per costruire questa borsa, per poter bruciare le codine e fissarle meglio alla borsa. La stoffa ve l'ho detta, io direi che vi lascio al tutorial. Per prima cosa io sto usando del macramè cord che troverete da Italia Artisan, sia Merceria Italia Artisan sia Italia Artisan Yarns. La differenza è che da Merceria Italia Artisan lo acquisterete anche a singolo gomitolo, mentre da Italia Artisan Yarns dovrete comprare l'intero lotto. Io vi consiglio Merceria perché ho usato più o meno due gomitoli per il corpo e meno di un gomitolo per questa parte, quindi secondo me vi converrebbe comprare singoli gomitoli. Comunque ora iniziamo e vi faccio vedere subito come si realizza. Allora, facciamo l'anellino magico in questo modo, quindi facciamo la prima catena, un gettato, e andiamo a estrarre il filo così che non si ingarbugli, in questo modo. Realizziamo 3 catenelle, che sarà la nostra prima maglia alta, e all'interno del nostro cerchietto andiamo a realizzare altre 9 maglie alte per un totale di 10. Arrivate alle 10 maglie, entriamo nella terza catenella d'inizio, giro e chiudiamo, chiudiamo con una maglia bassissima il cerchio. Non stringiamo ancora molto il nostro cerchietto perché ci serve che sia un po' largo, quindi non tirate la codina per stringere ora, perché dobbiamo andare a fare gli aumenti in un modo un po' particolare. Quindi andiamo a realizzare, per iniziare, 3 catenelle, che è la prima maglia alta, in questo modo. Dopodiché carichiamo il filo e sulla stessa maglia sottostante entriamo e facciamo una maglia alta a rilievo, in questo modo, e dobbiamo fare così per tutte le nostre maglie. Scusate, ma l'impugnatura a coltello per me è sempre stato un problema. La seconda, mi raccomando,
spostate bene perché dovete vederla, ci dovete prima lavorare sopra, quindi caricate, lavorate sopra alla seconda maglia, normalmente, quindi una maglia alta normalissima, dopodiché caricate sulla la stessa maglia, la lavorate prendendola a rilievo in questo modo. Di nuovo, spostate bene i punti per vederli bene, eh? Maglia alta normalissima, maglia alta, quindi la stessa presa a rilievo. In questo modo noi stiamo già effettuando gli aumenti. Vediamo, cambiando impugnatura se riesco meglio, perché io con l'impugnatura, ecco qua. Quindi la prossima la lavoriamo prima normalmente, infatti, e poi prendendola a rilievo. In questo modo. Per un totale dovrete avere un totale di 20 maglie, 10 a rilievo e 10 maglie alte normalissime. Come vedete sono arrivata all'ultima maglia, allora ho lavorato quella normale, vado a lavorare quella a rilievo in questo modo. Quindi terminata quella a rilievo, che sarà l'ultima, vado a congiungermi sulla terza catenella d'inizio, giro con una maglia bassissima, in questo modo. Quindi proseguiremo così per tutti i nostri giri, ma adesso vi faccio vedere come effettuare gli aumenti. Allora, iniziamo facendo 3 catenelle e nella stessa vado a lavorare una seconda maglia alta, dopodiché lavoro la maglia a rilievo. Quindi l'aumento lo andremo a fare sempre sulla maglia alta normale. Seconda maglia alta normale, cerchiamola bene perché si nasconde dietro a quella a rilievo, quindi spostate bene il rilievo, vedete che trovate la maglia. E lavorate la prima maglia, nella stessa fate l'aumento, dopodiché lavorate la maglia a rilievo e fate così per tutto il nostro giro. Quindi di nuovo cerchiamo bene la maglia, eccola qui, nella maglia alta normale ne lavoriamo due, quindi facciamo l'aumento. Dopodiché lavoriamo la maglia a rilievo. Quindi facciamo ciò per tutto questo secondo giro. Arrivati all'ultima maglia a rilievo, quindi e la facciamo. Allora, ecco qui. Ci congiungiamo ovviamente sulla terza catenella d'inizio, contiamole bene, 1 2 3, eccola qua. Ci congiungiamo con una maglia bassissima e chiudiamo il giro. Vedete, questo è quello che avremo al termine del secondo giro. Dal terzo giro in poi sarà sempre come il secondo, però si vede meglio, diciamo. Dovrete fare sempre la stessa cosa, quindi le 3 catenelle, la prima maglia, quindi caricate la prima maglia, la lavorate singolarmente. Nella maglia prima di quella a rilievo farete l'aumento, quindi questa è la prima maglia, la catenella, questa è la seconda, dopodiché abbiamo la maglia a rilievo, quindi in questa seconda andiamo a fare l'aumento, che nel giro successivo sarà sulla terza, poi sulla quarta, poi sulla quinta, fino ad arrivare ad avere tutte le vostre maglie. Quindi vedete, maglia a rilievo. Spostate bene per trovarle, perché guardate che si nascondono dietro a quella a rilievo, quindi la prima la lavorate singolarmente, sulla seconda maglia prima di quella a rilievo fate l'aumento. Scusate, continuo a spostarmi dall'inquadratura. Quindi caricate maglia a rilievo. Di nuovo
spostate bene, trovate la prima maglia, la lavorate singolarmente, la seconda è quella con l'aumento. Di nuovo maglia rilievo. Proseguo per questo giro e vi faccio vedere come ancora una volta nel prossimo giro come si procede, dopodiché il lavoro è sempre lo stesso, quindi dovrete sempre fare l'aumento sulla maglia prima, sulla la maglia alta prima della maglia a rilievo. Concluso anche il terzo giro, vedete, sta iniziando a prendere forma. Vi faccio vedere per l'ultima volta il giro, perché poi sono tutti uguali. Quindi andiamo a fare la prima maglia sostituita dalle 3 catenelle, la seconda la lavoriamo normalmente, in questo caso ne abbiamo un'altra prima del rilievo, quindi proprio in questa prima del rilievo andiamo a fare l'aumento, quindi ne andiamo a fare 2 nella stessa maglia e ci ritroviamo a 4 maglie adesso tra una in rilievo e l'altra, quindi lavoriamo quella in rilievo in questo modo, dopodiché ricordiamoci di spostare sempre bene perché quella rilievo nasconde la prima maglia, quindi lavoriamo la prima, lavoriamo la seconda e sulla terza facciamo l'aumento, quindi ne lavoriamo prima una e poi sulla stessa maglia ne lavoriamo un'altra e di nuovo maglia rilievo. Quindi vedete, la lavorazione è sempre la stessa, l'aumento viene fatto sempre prima della maglia a rilievo fino ad arrivare ad avere questo. Ovviamente ecco qua quello che avremo, vedete, al termine del nostro lavoro. Io sono arrivata ad avere, e adesso ve le conto, quindi 2 4 6 8 10, 12, 14 maglie tra una maglia a rilievo e l'altra. L'ultimo giro lo andremo a effettuare di maglie basse senza fare aumenti, quindi in ogni maglia che vi si presenta, sia a rilievo che normalissima maglia alta, farete una maglia bassa fino a chiudere, vedete, perché questo sarà il bordo che vi servirà poi per cucire le componenti della borsa. Quindi fate 2 dischi in questo modo, dopodiché vi faccio vedere come fare la parte centrale della borsa. Il corpo della borsa, quindi lo spessore della borsa, noi lo andremo a lavorare dello stesso numero di maglie del nostro disco, quindi a seconda di quanti giri avrete fatto potrebbero essere diversi dai miei. Io ho 150 maglie al termine del mio disco, voi potreste averne di più o di meno a seconda di quanto volete grande la borsa. Andiamo ad avviare lo stesso numero di catenelle, quindi se ho 150, il mio disco è di 150 maglie, ecco, noi ne avvieremo 150 meno 2, perché poi dobbiamo calcolare che 2 saranno il bordo, quindi andremo a fare tutto il perimetro e quindi guadagneremo quelle 2 maglie nel perimetro. Quindi io vado ad avviare le mie maglie, ovviamente ora in campione, quindi non ne vado a fare, scusate, sono uscita, non ne vado a fare 148, ma ve ne faccio un pochino per farvi solo vedere come si lavora questo bordo. Quindi faremo il nostro bordino di quanto vogliamo, ecco, io mi fermo così, tanto è solo esplicativo, non devo in realtà fare il bordo, e quindi andrò ad aggiungere la catenella ovviamente per fare la prima maglia bassa, e quindi farò
un tot di giri di maglia bassa. I giri di maglia bassa li deciderete voi in base allo spessore che volete dare, quindi vorrete dare alla vostra borsa. Quindi io l'ho fatta più o meno, vedete, di 6-7 cm. Più giri fate, più diventa spessa la vostra borsa, quindi date spessore alla vostra borsa. Ora io vado a fare due o tre giri di maglia perché vi faccio vedere come fare l'apertura per la cerniera. Quindi faccio questo giro e anche altri due o tre per farvi vedere come fare l'apertura per la cerniera. In questo caso io proseguo da sola. Direi che per il nostro campione va bene. Ora vi faccio vedere come ho calcolato per l'attacco della cerniera. Allora, io ho semplicemente preso la mia striscia e piegata a metà in questo modo. Quindi ho appoggiato la cerniera anch'essa a metà e ho contato quante maglie mi servivano come apertura per la cerniera. Quindi cosa ho fatto? Ho calcolato il totale delle maglie, 48, ho calcolato che dovevo togliere un tot di maglie per la cerniera, quindi ho fatto 48 meno la misura che mi serviva per la cerniera diviso 2 e quindi ho saputo quante maglie lavorare prima di fermarmi per fare l'apertura. Per il foro della cerniera non ho fatto altro che, quindi ho lavorato la mia striscia normalmente fino ad arrivare ovviamente a dove io avrei dovuto posizionare la cerniera, e lì potete saperlo solo voi perché potreste prendere una cerniera più corta o più piccola della mia. Quindi che cosa ho fatto? Ho calcolato, ad esempio io qua ho saltato una trentina di maglie. Non ho fatto altro che fare altrettante catenelle, quindi qua ne farò 3, 4, 5, facciamone 6. Ho saltato le 6 maglie sottostanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ho lavorato sulla settima. Quindi sulla settima io riprendo a lavorare, quindi ho fatto il mio foro. Vado avanti a lavorare. Scusate, ogni tanto mi viene da fare le maglie alte. Vado avanti a lavorare, dopodiché quando sono arrivata alla fine non faccio altro che finire il giro, catenella, volto il lavoro e ricomincio a lavorare le maglie sottostanti come si presentano, quindi in questo modo, maglia bassa su ogni maglia bassa. Quando arrivo alla catenella io devo ricostruire ciò che ho saltato, quindi le mie 6 maglie che ho saltato io le devo andare a ricostruire, quindi vado sulle catenelle, ne ho fatta una, vado sulla seconda e faccio la seconda, quindi 3, 4, 5, e 6. Dopodiché vado avanti a lavorare sulle maglie basse e ho semplicemente fatto ciò. Questo sarà il foro dopo dove io andrò a cucire la mia cerniera, e la cerniera la cucirò semplicemente appoggiando la cerniera sotto e cucendo con ago e filo proprio la mia il mio pezzo alla cerniera, perché come vedete è semplicemente cucita. Quindi vado a fare lo stesso numero di giri che ho fatto sotto tenendo conto dell'apertura, dopodiché facciamo insieme il giro di perimetro e le componenti sono finite, non ci resta che indurire, foderare ed assemblare. Quando siamo arrivati ad avere lo stesso numero di giri sopra e sotto, non facciamo altro che iniziare il giro di perimetro e
si fa in questo modo. Allora, aspettate perché ho dimenticato la catenella, quindi andiamo a lavorare tutto il lato normalmente a maglia bassa, in questo modo. Lavoriamo tutti insieme, tanto su campione è veramente piccolino. Stiamo arrivando all'angolo. Arrivati nell'angolo, lavoriamo l'ultima maglia. Facciamo una catenella e nella stessa rientriamo girando il lavoro, quindi ci ritroviamo adesso sul lato corto. Andiamo a lavorare in ogni maglia che ci si presenta, in questo modo, e capite che ogni maglia, perché dove c'è un buco è una maglia. A volte mi viene chiesta questa domanda: come fai a vedere la maglia laterale? C'è un buco, vuol dire che c'è una maglia. Ecco qua, sono arrivata all'ultima catenella e di nuovo mi giro in modo da trovarmi sull'altro lato. Questo lato lo lavorerò non attaccandomi proprio al perimetro, ma lavorando come se stessi lavorando appunto canestro, quindi scendo sotto la maglia. Vediamo se, aspettate che ho tirato dentro anche la, come si dice, la codina. Vedete, non faccio la maglia qui, ma la prendo qui, quindi scendo sotto, tra le maglie, come se lavorassi tra le maglie. Quindi scendo sotto e faccio tutte le mie belle maglie basse, in questo modo. Quando arrivo sull'altro angolo faccio la stessa medesima cosa, lavoro l'ultima catenella e mi giro in questo senso. Arrivata a fine giro, cosa faccio? Tiro la mia, tiro il mio filo, taglio semplicemente, lo sfilo, inserisco il mio ago tirafettuccia e vado a ricreare l'ultimo punto entrando in questo modo, così, e nella maglia precedente prendendo solo la metà, quindi in questo modo ho ricreato la mia ultima maglia e quindi ora posso nascondere il filo ed ho finito anche quello che sarà appunto il volume, lo spessore della mia borsa. Quindi ora non ci rimane che cucire la cerniera, ma io questo ovviamente non ve lo farò vedere perché è veramente semplice: appoggiate la cerniera sotto o sopra e cucite con ago e filo la vostra cerniera. Quindi è proprio una procedura forse la più semplice della borsa. Ora passeremo a foderarla prima di assemblarla. Innanzitutto noi dobbiamo andare ad indurire quello che è il nostro laterale, perché se no la nostra borsa si afflosserà. Quindi che cosa ho fatto io? Ho semplicemente appoggiato della rete sulla mia striscia e facendo in modo che rimanga il perimetro scoperto, perché ci servirà per cucire, ho ritagliato la rete della lunghezza e della larghezza giusta. Questa parte di cerniera sarà la parte che, vedete, io non ho, non devo assolutamente aprire, quindi è la parte che non mi serve di cerniera, e quindi cucirò sopra semplicemente con ago e filo. Potete usare o il filo trasparente, quindi quello di nylon, oppure lo stesso cordino nascosto tra le maglie, quindi potete decidere voi come cucire.
Come vedete, io sto cucendo la mia rete e voglio farvi vedere un piccolo trucchetto per non far vedere il punto dall'esterno. Vedete che non si vede nulla? Perché, allora, quando io entro, entro tra le maglie. Quando io entro dall'esterno, entro al centro della maglia seguente, in modo che non si veda l'intera... diciamo, vedete, in questo modo non si vede l'intera righetta, lineetta che si vede. Ho dimenticato di togliere, ecco, la suoneria al cellulare. Vedete, in questo modo non si vede nulla, perché se voi scavalcate l'intera maglia invece che entrare nel mezzo della maglia, se voi la scavalcate, vedete la righetta. Allora, aspettate un attimo che vediamo se riesco a inquadrare più da vicino. Ecco qui. In pratica, io quando esco, adesso vi faccio vedere proprio da vicino vicino, mi infilo tra le maglie in questo modo, tra una maglia e l'altra, così. Quando rientro, che sono da questo lato, io non entro scavalcando l'intera maglia, ma entro proprio qua in mezzo, stando attento ovviamente a prendere la parte che mi interessa della rete. In questo modo, scusate, perché non mi segue il fuoco della macchina, quindi devo stare vicina. In questo modo, come potete vedere, prendete tutti i vostri quadrettini della rete, ma all'esterno non si vede nulla, perché in pratica non scavalchiamo un'intera maglia, ma per uscire usciamo dal mezzo, per entrare passiamo attraverso la maglia bassa. Vedete, in questo modo non si vede assolutamente nulla, quindi andiamo in questo modo ad affrancare tutta la nostra rete. Come potete vedere, da questo lato la borsa è perfettamente indurita e vedete che non si vede assolutamente la cucitura dove c'è la rete, e vedete che rimane bella rigida. Poi ovviamente andremo a foderare. Ora io andrò a fare la stessa cosa dall'altro lato. Ovviamente non indurirò la parte dove c'è la cerniera, quella parte la lascerò morbida, quindi farò soltanto questa parte e questa parte. Dove c'è la cerniera non andrò ad indurire. Dopo aver indurito, come vedete, con la rete le mie parti, ho preso la misura ovviamente della rete, lasciando un po' di spazio per cucire poi la borsa, e ho fatto delle strisce in feltro dello stesso della stessa misura, e ho fatto anche ho tagliato delle strisce di stoffa. Ora cosa farò? Io andrò a rivestire in questo modo il feltro con la stoffa. In questo caso lo unirò con la colla. Poi, quando sarà asciugato, queste strisce verranno cucite alla nostra borsa, quindi verranno cucite proprio qui. Quindi io lo faccio con la colla, voi potreste tranquillamente direttamente cucire il tutto. Io lo faccio solo per fermare la stoffa, e ho usato il feltro perché così indurisce ulteriormente e non fa sentire, soprattutto sotto la stoffa, la rete. Quindi procedo a questa operazione e poi continuiamo. Per i miei due cerchi ho fatto la stessa cosa, ho preso dei dischi, ho preso del feltro, l'ho tagliato leggermente più piccolo, vedete che rimane proprio la parte dove poi si dovrà cucire la borsa, e ho fatto appunto due dischi che induriranno, diciamo, il nostro cerchio, vedete, in questo modo. Ora li andrò a ricoprire esattamente come per
per la nostra striscia, li andrò a ricoprire con la stessa stoffa. Incollerò la stoffa sul davanti e poi lascerò ovviamente una parte come fatto sulla striscia che si ripiega sul retro e poi andrò a cucire i miei dischi di feltro sui dischi con lavorazione ad uncinetto, dopodiché possiamo assemblare il tutto. Una volta foderate tutte le nostre componenti, vedete, tra l'altro risulterà indurito anche il cerchio perché abbiamo messo il feltro all'interno della fodera. Io ho usato per fissarlo prima un po' di colla spray e poi ovviamente ho cucito tutto attorno. Quindi adesso andremo ad assemblare la nostra borsa. In quale modo? Allora decideremo dove vorremmo posizionare la cerniera. Quindi io la cerniera vorrei posizionarla su questi due raggi, quindi non faccio altro che prendere, ecco qua, le due parti e con il filo cucirle insieme. Quindi parto da qui prendendo entrambe le maglie e prendendole interamente perché voglio che venga quell'effetto, ecco, diciamo a rilievo. Ecco, quindi entro e rientro da questo lato in questo modo. Dopo fermeremo il filo iniziale, per ora lasciamo la codina un attimo lì. Quindi rientro in ogni maglia, per questo abbiamo fatto il numero giusto di maglie, perché così abbiamo una maglia corrispondente sia nel bordo che nel nostro cerchio. Quindi non faremo altro che entrare ed uscire in questo modo dal nostro lavoro. Questo lo fermeremo alla fine. Quindi proseguiamo in questo modo, quindi dentro e fuori ogni maglia corrispettiva sia da un lato che dall'altra, prendendo tutte le coste in questo modo. Quindi andiamo avanti così fino a quando non l'avremo chiusa tutta. E dopo tanta fatica, ecco qui la nostra bellissima round bag sun, o chiamiamola round bag o tamburello, è finita e devo dire la verità, è veramente, mi è piaciuta tantissimo. Vedete, qua abbiamo la chiusura dei due lembi, ve la giro piano piano. La catenella l'ho attaccata semplicemente cucendola con il cordino stesso. Una bella catenella, una bella cerniera, ecco qua. Ma avevate già visto che l'avevamo attaccata. Io, scusate il rumore della catena, me la devo girare. E ovviamente ho messo l'etichetta della mia amica Erika, Fungo Label, personalizzata. Vedete, c'è scritto Lululab, l'ho fatta personalizzare proprio per me, fondo specchio. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto. So che è un po' articolato, ma vi assicuro che è veramente molto molto facile da eseguire, molto più forse di altre borse che hanno magari il metodo di fodera un po' più complicato, perché qua andiamo a foderare pezzo per pezzo, quindi non dobbiamo costruire interamente una fodera, ma semplicemente andiamo ad applicare ad ogni pannello la fodera. Una cosa che avevo dimenticato di dirvi nei, ovviamente, materiali, ma che scriverò comunque in descrizione, è la colla. Io ho usato sia una colla spray che una colla per tessuti della Guterman. Questo progetto io l'ho chiamato Sun, come il battus della mia amica Silvia Lampo del canale Uncinetto d'Argento, perché il suo battus è molto estivo e questa borsa sembrava proprio un raggio di sole, quindi ho deciso che poteva essere tranquillamente usata in coordinato, anche con colori diversi, ecco. Io spero
Spero veramente che siate riusciti a seguire il tutorial in tutti i suoi passaggi, spero vi sia piaciuto, io vi mando un bacio, vi invito a venire a trovarmi sul gruppo Facebook Creando con Luci e chiacchierando con Luci, scusate ogni tanto dimentico tutto il titolo, mi trovate anche su Instagram dove potrete vedere tutte le borse che ho fatto e dove naturalmente se vorrete contattarmi potete anche acquistarle. Detto questo, io direi che saluto la mia amica Erika, la mia amica Francesca e la mia amica Silvia, quindi relativamente Fungo Label, Italia Artisan e Uncinetto d'Argento. Un bacio da Luci, ciao e al prossimo tutorial!